Regione Campania, proprietà delle fonderie Pisano e sindacati di nuovo di fronte nei prossimi giorni per cercare di trovare una soluzione per la delocalizzazione dello stabilimento di Fratte che dopo l'ennesimo no del GIP resta sotto sequestro e con la produzione ormai ferma ad agosto. Dopo l'incontro avuto in settimana con i lavoratori, l'azienda dovrebbe ufficializzare anche a Palazzo Santa Lucia le ipotesi alternative a Campania Giffoni per la nuova struttura. Alla regione sarà consegnato un piano B con altri quattro siti distribuiti in varie zone industriali della provincia di Salerno. Palazzo Santa Lucia è pronto a fare la propria parte. Noi abbiamo avuto un incontro nel quale abbiamo invitato in maniera calorosa e decisa l'azienda ad uscire dal vago e a fare una rosa di ipotesi. La delocalizzazione di un'azienda con evidenti impatti ambientali non è una scelta semplice. E non si può puntare su una sola soluzione. Mi auguro che in queste settimane l'azienda abbia lavorato così come noi abbiamo chiesto e prevedo che terremo un incontro, credo di poterlo convocare proprio lunedì, nei prossimi giorni, la convocazione lunedì poi si farà qualche giorno dopo, per capire quali sono le proposte che farà l'azienda. Naturalmente, se saranno proposte convincenti, noi saremo in prima fila a sostenerle, sapendo che non troveremo mai l'unanimità di tutto e di tutti, ma una volta che si sceglie una strada bisogna percorrerla.